Le problematiche di piccoli comuni, fragili ed emarginati ma ricchi di risorse, dovrebbero richiedere soluzioni originali e comuni, singolari e confluenti, coraggiose e ordinarie. Un impegno profondo, se vogliamo, che non si spenga la resistenza, che si debbano contare gli esodi e non programmare i ritorni, compresi quelli di chi vive quotidianamente in fuga dalla responsabilità per il proprio territorio. Dovremmo imparare a disegnare per le nostre comunità un destino legato a quello degli altri. È questo il monito scaturito dal Forum delle Aree Interne a Benevento, con l'impegno dei sindaci sanniti, costruttori della Via della Pace. Lanceremo segnali di pace a un passo da noi, concludono, che non possiamo intervenire ai tavoli dei potenti, ma possiamo parlare molto di più ai cuori e alle attese delle nostre popolazioni. Dall'11 al 19 maggio si svolgerà l'edizione 2024 delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, patrocinate dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. L'Ufficio Diocesano per la Cultura e i Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Benevento, d'intesa con la Fondazione Benedetto Bonazzi ETS, nell'occasione ha approntato numerose iniziative, presenti tutte in dettaglio sul sito internet www.tv7.net. La conferenza stampa di presentazione della 7ª edizione di Benevento in Fiore, in programma in Villa Comunale dal 17 al 19 maggio, si terrà giovedì 16 maggio alle 10.30 presso il Caffè delle Streghe di Palazzo Paolo V. Venerdì 10 maggio alle ore 11 al Caffè dell'Orto a Benevento, in via Marco da Benevento, l'europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Pier Nicola Pedicini incontrerà la stampa per illustrare il programma della lista Pace Terra Dignità, progetto politico che ha contribuito a fondare con Michele Santoro e per il quale è candidato nella circoscrizione Sud. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate anche le iniziative per il rilancio del territorio del Mezzogiorno. La giunta esecutiva della Comunità Montana del Fortore, in considerazione della ricorrenza del cinquantenario della nascita delle comunità montane, ha provveduto ad emettere apposita delibera per istituzionalizzare ed organizzare eventi celebrativi da svolgere nel corso dell'anno solare. Intendiamo utilizzare la ricorrenza, affermato il presidente Zaccaria Spina, per rilanciare a livello regionale la necessità di procedere ad una rivisitazione dell'ente comprensiva di riperimetrazione dei confini, viste le numerose stanze di tanti comuni e per guardare insieme alle peculiarità dei territori e al futuro. Venerdì 10 maggio si terrà l'edizione 2024 del Career Day, promosso dall'Unifortunato in collaborazione con l'Istituto Universitario di Mediazione Linguistica e la Unifor Job Academy. Sono circa 60 ad oggi le aziende partecipanti, l'iniziativa è aperta a tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative. Il Career Day, nella sua nona edizione, prenderà il via alle 9.30 negli spazi dell'Unifortunato di Benevento, Roma e Milano, oltre che Napoli. Le operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie all'interno del cimitero comunale di Benevento sono state prorogate al giorno 31 maggio 2024. A riguardo, i cittadini interessati dovranno prendere contatto con l'ufficio dei servizi cimiteriali per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. In occasione della prima giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile di ogni anno, nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana, il Comitato Leonardo ha rilanciato il progetto Open Factory, un'iniziativa volta a sottolineare l'importanza del concetto del Made in Italy e l'eccellenza delle imprese italiane. Le aziende socie del Comitato Leonardo che hanno aderito all'iniziativa apriranno al pubblico i propri stabilimenti tra il 15 aprile e il 30 maggio, organizzando visite guidate ed eventi dedicati soprattutto al mondo giovanile. L'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello, domenica 12 maggio, proporranno il secondo appuntamento del progetto Arte e Benessere, Laboratori di Danza. Il progetto prevede tre domeniche dedicate alle discipline artistiche legate al benessere, in cui le persone vengono invitate a prendere consapevolezza degli influssi che lo spazio artistico circostante può trasmettere a livello emotivo, sensoriale e persino fisico.
Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, accogliendo la richiesta dell'avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato nuovamente Carmine Falzarano, detto Pescetella, 43 anni di Erola, imputato di furti aggravati dalla circostanza del luogo di privata dimora. Il Falzarano, che era già stato scarcerato a settembre nell'ambito di un altro procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, era stato poi riarrestato e posto ai domiciliari a seguito di un aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di firma, a seguito di presunte estorsioni e minacce poste in essere dal Falzarano nei confronti dei titolari di un'attività commerciale di Erola. Il giudice monocratico, accogliendo la richiesta dell'avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato nuovamente l'uomo. Rinviati a giudizio Rosita Galdiero, dirigente nazionale della FIOM CGIL, e Fulvio Piccirilli, facente parte sempre della FIOM CGIL. Infatti la donna sannita di 47 anni, accusata in concorso con il suo autista di denunce ritenute false in quanto aveva denunciato di aver subito degli atti intimidatori due volte nel 2022, ma secondo le indagini della Digos le minacce sono state inventate da lei e dal suo autista e simulate. Le accuse di cui entrambi dovranno rispondere sono di truffa, porto e detenzione illegale di un proiettile inesploso usato come prova della minaccia e simulazione di reato. Inaugurato in via Traiano il ristorante Sette Regioni, un nuovo food point a Benevento che celebrerà le tradizioni culinarie di sette regioni diverse dell'Italia. Un'idea innovativa del gruppo Puzio per raccontare attraverso la cucina la storia del tricolore, passando per i profumi e sapori dell'arte della ristorazione italiana. Il servizio del direttore di TV7, Mario Del Grosso. Bene, allora il gruppo Puzio allarga i suoi orizzonti dall'Air Sales alla ristorazione. Una bella avventura. Ma sì, sicuramente, dal dimagrimento a qualche chilo in più con il ristorante Le Sette Regioni. Quindi praticamente come nasce questa idea di spostarsi, diciamo, radicalmente da un'attività all'altra? Innanzitutto non è radicalmente, io continuo a fare le attività che ho sempre fatto, quindi la gestione della scuola, il centro benessere, l'azienda di produzione di prodotti cosmetici. E questa idea nasce perché in realtà ho girato tanto, giro tanto, e quindi girando ho visto sia le cose positive che le cose negative di tanti locali, tanti ristoranti, quindi l'idea di aprire questo localuccio piccolino con pochi posti a pochi passi da uno dei monumenti più belli che esistono al mondo, e facendo una cucina molto semplice, piatti semplici ma molto diciamo gustosi di sette regioni che ritengo siano tra le più importanti da un punto di vista enogastronomico dell'Italia, e queste sono il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Quindi praticamente rimaniamo radicati, ma comunque offriamo sapori diversi, se vogliamo. Esattamente, sì, sapori diversi, giusto per... Facciamo assaggiare l'Italia. Facciamo assaggiare l'Italia, sì. Bene, esatto. Allora, compagna di viaggio Roberta, che comunque in ogni qual modo, appunto, dicevo, compagna di viaggio non solo, come dire, a livello affettivo, ma anche a livello imprenditoriale. Qualcuno potrebbe dire: Antonio, la testa non la fa riposare, tu come sì, la pensi? Sì, sì, confermo, la testa non la fa riposare. Però comunque grande soddisfazione anche per questa avventura. Sì, molto. Come la vedi? Sì, molto. Sì, una bella avventura, veramente una bella avventura, un campo completamente diverso dal nostro, però il benessere viene dal mangiare anche, quindi continuiamo, diciamo, sulla scia del benessere fisico e continuiamo nella ristorazione. Rimane una filiera imprenditoriale comunque. Sì. Quindi sì, grande sì. Orgoglio, chiaramente. Sì. Bene, Antonio, in conclusione, quindi già il locale operativo, vero? Da domani sarà operativo. Le aperture? Le aperture, visto che non è solo ristorante ma anche bar, per cui anche le colazioni sono tipiche di queste sette regioni, sarà aperto dalle 7 del mattino fino alle 23-24. H24, grosso quasi, modo. Quasi H24. Settimanalmente, chiaramente. Esattamente. Sì, quindi sì, sempre sì, aperto. Sì. Bene, allora tanti auguri e grazie. Sono certo di un successo, perché come hai seminato e avuto successo in altre attività, l'avrai anche in questa.
grazie alla tua, speriamo. Alla tua capacità imprenditoriale. Grazie, grazie mille. Fino al 31 dicembre 2023 in Campania verranno 7.330 detenuti, al 23 aprile 2024 sempre in Campania si contano 7.573 detenuti, di cui 377 donne su 5.645 posti regolari. Alla stessa data risultano 179 detenuti di semilibertà e ancora la Campania è la seconda regione per indice di sovraffollamento. Sono alcuni numeri forniti da Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, dati resi noti nella sede del Consiglio regionale nel corso della presentazione della relazione annuale 2023. Io e il mio staff lo scorso anno abbiamo incontrato 1.542 detenuti, abbiamo fatto interventi sanitari alla direzione delle carceri, ai magistrati di sorveglianza e personalmente ho scritto 12 volte alle procure della Campania. Abbiamo detenuti che nell'80% dei casi in Campania passano 20 ore nelle celle, questo non è rieducare, è punire. Era il 27 novembre 1906 quando a Torino fu fondata la Lancia, una tra le più antiche case automobilistiche nata grazie all'intuito e all'ingegno di Vincenzo Lancia, che si interessò fin da subito di produrre auto di lusso, non disdegnando le auto sportive con la Lancia Delta, il mito coniugato in tutte le versioni, tra cui le speciali da competizione fin da subito vincenti su più fronti. Grazie all'impegno dell'Automotoclub storico Antico Sannio, queste sensazioni ed emozioni sono tuttora vive. Il club, diretto da Lidia Cavuoto ed Antonio Gian Gregorio, riporta a Cerreto Sannita il raduno dedicato esclusivamente alle vetture Lancia. In agenda l'appuntamento con l'ottavo raduno dei lancisti è per domenica 12 maggio. Con le Lancia nella città della ceramica sarà anche l'occasione per visitare il Museo Civico della Ceramica Cerretese. L'evento è organizzato in collaborazione con il Mito Delta Club, presente a Cerreto Sannita domenica 12 maggio con Delta Integrali che hanno fatto la storia del rally nel mondo. Ancora una volta e con l'organizzazione impeccabile Automotoclub storico Antico Sannio. La storia in movimento. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza per il 10 maggio dalle 15 alle 18 una giornata dedicata alle visite per andrologia e urologia con il dottor Tripodi e per ortopedia con il dottor Notar Francesco. Per info e prenotazioni chiamare il 351-7185-946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Ci sono anime che lasciano un segno indelebile del loro passaggio su questa terra, non solo nel ricordo di altre persone, ma di un'intera comunità, per il bene e l'amore elargiti a tutti. È il caso di un'amica cara, Maria Capobianco, scomparsa il 3 maggio 2024 all'età di 71 anni. È stata dipendente del comune di Benevento presso gli uffici dell'economato prima e del personale poi. Era in pensione da circa 8 anni. Ha sposato l'amore della sua vita, il professor Antonio Cantoro, volato in cielo prima di lei. Maria è sempre stata residente a Fragneto Monforte, in provincia di Benevento, dove è stata in tutti gli anni della sua vita parte attiva della comunità. Ha sempre partecipato alle iniziative locali fragnetane, portate avanti dalle diverse associazioni, come la Senior e il gruppo Donne, dedicato alla festa di San Nicola. Soprattutto ha preso parte attiva all'organizzazione originaria del team La Taccarata, come gruppo spontaneo, sin dal carnevale del 1969, insieme al presidente, il fratello Nino. Immancabile la sua presenza e la sua tenacia per l'organizzazione nel mese di maggio del Cammino di San Nicola, nel mese di agosto del Sannio Mondial Folk e nel mese di ottobre della Festa delle Mongolfiere. Maria ha contribuito giorno dopo giorno per 55 anni alla logistica del gruppo, sostenendolo organizzativamente ed economicamente, credendo sempre e comunque incondizionatamente in quel sogno di celebrare la cultura sannita e portarla oltre i confini dell'Italia. Sì, perché soprattutto nei primi decenni, quando bisognava irrobustire
garantire la qualità delle performance con l'inserimento graduale di balli e canti paesani, Maria ha sostenuto e creduto in quel progetto, dal provvedere alla riproduzione degli abiti tradizionali a ricercare gli antichi strumenti che accompagnassero le esibizioni. Tante sono le persone che sono andate e venute nel gruppo folk, ma Maria, come pilastro portante, non ha mai abbandonato quel sogno di celebrare per il mondo le sue radici. Lei che ha spronato con Nino le giovani generazioni ad aderire al team per tenere vive le tradizioni popolari della nostra terra, gli stessi giovani che oggi, con i membri fondatori ed i veterani del gruppo, portano avanti verso il futuro la forza del passato. È proprio dagli anni 90 che sono partite le avventure all'estero. Lei ha avuto sempre un ruolo primario, sacrificando tempo ed economie personali per il gruppo, prima nei paesi europei, poi nelle tournée intercontinentali, tra queste 2 volte in Australia, 4 volte negli Stati Uniti, 1 volta in Russia, Honduras e Kenya e 2 volte in Messico. Una donna di elette virtù, sempre dedita all'amore del prossimo e alla cristiana carità. Mai alla sua tavola imbandita sono mancati sorrisi ed ospitalità. C'era sempre una sedia in più, un posto in più, un piatto in più, un calice in più per chiunque di noi. Come il 1 maggio 2024, in cui 2 giorni precedenti alla sua dipartita abbiamo brindato e festeggiato l'arrivo dei fratelli keniani, giunti a Fragneto Monforte per il cammino di San Nicola. È stata, come sempre, accogliente, gentile ed ospitale, prima che il suo di cammino continuasse nei cieli. Ed è nel segno, nel sogno di Maria, che noi come produzione di comunicazione di TV7 continueremo a seguire il gruppo della Taccarata nelle sue avventure, per raccontare con i nostri reportage la forza di tradizioni passate tese al futuro. L'impronta che il sorriso e la generosità di Maria hanno lasciato ci spinge oggi, a poco tempo dalla sua dipartita, a proseguire per la sua memoria, perché lei avrebbe voluto così. Perché lei avrebbe voluto che comunque il gruppo, il suo amato gruppo, continuasse in pieno le proprie attività ricreative e di scambi culturali, portando avanti quel sogno da lei iniziato, nutrito e sperato. Maria lascia così in eredità al fratello Nino un carico di lavoro, di speranza e futuro che lui, siamo certi, saprà cogliere come sempre ha saputo fare a livello umano e professionale. Instancabile presidente e carissimo amico. Nino, che porterà avanti con il sostegno di tutti noi, dai membri della Taccarata, passando per la comunità fragnetana fino al team di TV7, un progetto costruito e desiderato senza remore, assieme all'amata sorella, dai ricordi d'infanzia al futuro che verrà. Buon viaggio, Maria. Ovunque tu sia. Si avvicina sempre di più l'esordio playoff del Benevento, che scenderà in campo martedì con orario e avversario ancora da definire. Contestualmente aumentano i giri del motore, della preparazione della Strega, che in questi giorni si sta allenando all'antistadio in Briani. Arrivano notizie non proprio confortanti sul fronte infortuni, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo. Mister Auteri, infatti, dovrà fare i conti, oltre che con l'assenza di Pastina, anche con gli esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti in queste ore Capellini e Terranova. Il centrale scuola Juventus, il cui esito degli esami era già noto, ha riportato un sovraccarico al più potente flessore dell'anca, riscontro tutto sommato non eccessivamente preoccupante, tanto che il numero 23 giallorosso dovrebbe tornare a disposizione del tecnico di Floridia già nella giornata di giovedì. Per l'ex regina invece si sospettava una distrazione muscolare e la risonanza a cui si è sottoposto ha infatti evidenziato una distrazione di primo grado al polpaccio. I tempi di recupero in questo caso sono ancora da definire, ma si sospetta non siano brevi. Auteri dunque vede ridursi sempre di più il numero di difensori a disposizione in vista del primo turno nazionale dei playoff. Il parco difensori della Strega vede pienamente disponibili da qui a pochi giorni soli Berra, Capellini, Meccariello e Viscardi, pochi forse in attesa del recupero di Terranova, tanto che l'allenatore siciliano starebbe anche pensando al passaggio alla difesa a 4. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.